menopausa è uno stato fisiologico della donna che spesso è accompagnato da fastidiosi disturbi come insonnia, vampate di calore, sbalzi d'umore ed aumento di peso, soprattutto nella fascia addominale. Questo perché si ha una riduzione del metabolismo basale ed è quindi necessario andare anche a diminuire l'apporto calorico giornaliero. Inoltre è importante andare ad aumentare il consumo di calcio e vitamina D che si trovano abbondantemente in latte e derivati. Tuttavia, questi prodotti sono anche ricchi di grassi, per cui è sempre meglio scegliere un latte scremato e limitare il consumo di formaggi e latticini ad una o due volte a settimana, magari preferendo quelli più leggeri come fiocchi di latte e ricotta. Può essere utile in questa fase della donna introdurre alimenti magari nuovi come la soia e i suoi derivati, in quanto contengono sostanze come la genisteina che vanno proprio a migliorare i fastidiosi disturbi della menopausa. Ricordarsi sempre di mangiare frutta e verdura in quanto ricchi di vitamine e sali minerali come il potassio, che regolarizzano la pressione sanguigna e migliorano la ritenzione idrica. Inoltre le verdure sono anche ricche di sostanze fitoestrogeniche, quindi di sostanze che vanno a sopperire alla diminuzione degli estrogeni nella donna in questa fase della vita.